Presidente. Torna il campionato di eccellenza calabrese al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita vocale Ionica di Siderno. Sono in compagnia del collega Domenico Geria di Regione del Pallone. Buon pomeriggio a tutti. Se vuoi annunciare le formazioni. Allora, le due squadre che stanno per dare il via a questo incontro si schierano con, allora, Ionica Siderno con Cannizzaro, Teti, Fuda, Panetta, Samuele Futia, Matteo Sorgiovanni, Cavallaro, Colace, Santa Guida, Marco Sorgiovanni e Albanese. In panchina Caruso, Riccio, Zumbo, Pasqualino, Iavarà, Iozzi, Agostino Futia, Figliomeni e Maceri. Allenatore il signor Girolamo Mesiti. Il vocale risponde con Martino, Mercurio, Manganaro, Guerrisi, Moci, Vojcic, Secondi, Foti, Rucazze, Postorino e Zagari. In panchina De Stefano, Moio, Tuzzato, Urchizza, Perla, Puccinelli, Polimeni, Lombardo e Brancati. Allenatore il signor Filippo Laface. L'arbitro è il signor Marco Di Loreto di Terni. Assistenti sono il signor Alessandro Pellico di Cosenza e Giuseppe Fanara, sempre di Cosenza. Nel primo tempo il vocale si schiera alla sinistra dei nostri teleschermi, casacca interamente rossa, mentre la Ionica di Siderno ovviamente lato mare alla nostra destra, casacca bianca azzurra a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni bianchi. A disposizione dei mister Girolamo Mesiti, Caruso, Riccio, Zumbo, Pasqualino, Iavara, Gliozzi, Putia, Figliomeni e Maceri. A disposizione del mister Pippo Laface, che ritorna sul luogo del delitto, si fa per dire tra virgolette De Stefano, Moio, Tuzzato, Urchisa, Perla, Puccinelli, Polimeni. Brancati e Lombardo. Che partita vedremo? Ne parliamo con il collega Geria. Si affrontano due squadre che hanno vissuto qualche alto e basso di troppo in queste prime 10 giornate. Il vocale in casa è un rullo compressore, 4 vittorie e un pareggio, in trasferta invece ha ottenuto solo 2 punti in 5 partite. Il Siderno di contanto una bella iniziativa, conclusione da fuori al volo di poco alta sopra la traversa per il Siderno dopo nemmeno un minuto. L'opportunità. Per quanto riguarda appunto il Siderno, la squadra di Mister Mesiti ha ottenuto fino a questo momento poco, lontano da casa, e 3 punti dietro rispetto al vocale che adesso attacca con l'iniziativa di Secondi che allarga su Rucazze che prova a mettere in mezzo, il pallone basso allontanato dalla difesa. Ci aspettiamo una partita divertente anche perché questo si può considerare in un certo senso campo neutro e il vantaggio del fattore campo del vocale viene se non azzerato quasi. Un minuto e 40 nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo è sempre 0-0 tra vocale e Ionica di Siderno. Sono i primi minuti, quindi minuti di studio. Diamo un'occhiata anche all'assetto tattico delle squadre.
Sì, il Bocale si schiera con il classico 4-3-3, con al centro della difesa il giovane Vojcic, un classe 2000 preferito a Brancati, probabilmente per sfruttare un uomo di movimento in più a centrocampo. Infatti vediamo che la linea mediana schierata dalla fascia presenta Guerrisi, Foti e Secondi, e davanti c'è Postorino che viene lanciato in questo momento anticipato dal difensore del Siderno. Al centro dell'attacco c'è il georgiano Rukaz, sulla sinistra agisce l'altro under, Zagari. Di contro vediamo un po' la disposizione tattica scelta da mister Mesiti, che ha lasciato in panchina i due calciatori più prolifici finora in campionato, ovvero Figlio Menio, autore di 3 reti, e Yavara, che ne ha segnati 2. 2 anche gol di Capitan Fuda, che ne ha realizzato uno su calcio di rigore. Non va molto meglio dal punto di vista realizzativo per il Bocale, solo 8 gol, però 6 gol subiti nelle prime 10 giornate, seconda migliore difesa dopo la Bovalinese. Vince in contrasto intanto Guerrisi, prova a lanciare l'azione del Bocale con Rukaz, che apre sulla sinistra per lo scatto di Manganaro, uno degli ex in campo oggi. Avanza Manganaro, prova a servire il pallone al compagno, anticipato però dall'uscita di Fuda. Eravamo abituati a vedere anche nelle categorie leggermente inferiori partite con palla avanti a pedalare, e oggi invece finalmente nel campionato di eccellenza calabrese, considerata la Serie A dei dilettanti calabresi, si cominciano a vedere già gli schemi. Sì, sono partite molto, alcune molto tattiche, sì, tante volte c'è dell'equilibrio proprio dovuto all'estremo utilizzo dei tatticismi, proprio per non voler mostrare il fianco all'avversario. Solitamente capita di più quando sono partite in equilibrio, ma a volte anche le squadre di bassa classifica, quando affrontano grandi squadre, improntano molto le loro partite sulla tattica per non subire. Hai parlato poco fa di ex, a cominciare dall'allenatore, il trainer del Bocale, che ha allenato anche a Siderno. Sì, per mister La Face un ottimo biennio a Siderno, con il salto di categoria ottenuto dalla promozione, vincendo i playoff alle spalle dell'Ogri. Poi l'anno successivo la salvezza ottenuta in eccellenza, con una piccola parentesi nella quale era stato allontanato dalla panchina, ma al suo ritorno poi il Siderno ha imboccato la strada giusta e ha conservato il suo attuale posto in eccellenza. Un po' quello che si augurano a Bocale, con lo stesso percorso, con Bocale portato in eccellenza, e adesso si punta a conservare questa posizione. Per come stanno andando le cose al momento dovrebbe essere una cosa fattibile. Sin dalle prime battute abbiamo visto che il Siderno non soffre di alcun timore riverenziale o sudditanza psicologica, lancia in resta e è partito all'attacco di Martino, il guardiano del faro del Bocale. Sì, il Siderno sa che ha l'opportunità di agganciare il Bocale battendolo, distando solo 3 punti dalla formazione di La Face. Potrebbe essere un'opportunità per dare una svolta anche al proprio torneo. Di sicuro il Bocale non starà lì ad attendere e a guardare. Vedremo come si evolverà la partita. Tra i pali del Bocale ritroviamo un anno dopo nuovamente Marco Martino, che aveva abbandonato il calcio giocato a novembre dello scorso anno dopo 3 partite in biancorosso proprio alla vigilia dell'apertura del mercato di dicembre. È tornato per sopperire alla squalifica di Caputo, espulso dopo la partita domenica contro l'Isola Capo Rizzuto, e appiedato dal giudice sportivo per 2 turni. Nuovamente alla sua esperienza si affida il Bocale per queste 2 partite. Evidentemente ha scoperto il segreto dell'eterna giovinezza. Basta guardarlo comunque in campo, è fisicamente pronto, e poi si sa, il ruolo del portiere è uno di quelli che non si dimentica con l'andare del tempo. Se ti mantieni in forma puoi continuare a farlo per tanto tempo, lo dimostrano i portieri longevi che hanno calcato anche ben altri palcoscenici. C'è un arbitro di Terni oggi. Sì, uno scambio, arriva da Terni il signor Di Loreto, vedremo se
tante volte è capitato che c'è stato da lamentarsi sugli arbitraggi, le direzioni degli arbitri provenienti da altre regioni, probabilmente perché ogni regione ha il proprio modo di arbitrare e di giocare, quindi tante volte non si è attenzione. Iniziativa per Rucazze che perde l'ultimo contrasto e non riesce a presentarsi a tu per tu con Cannizzaro, ottima opportunità per il georgiano. 7-14 al Saverio Spinella di merito Porto Salvo, sempre il risultato ad occhiali, non è successo proprio niente, nessun brivido, emozione e suspense in questo primo quarto d'ora. Domenico Geria. Sì, a parte la conclusione tentata ad inizio partita da Albanese, un destro di prima intenzione che ha sorvolato la traversa di Martino, non c'è stato nulla da segnalare per il momento per quanto riguarda le opportunità. Insiste adesso Postorino che entra in area, arriva al limite, prova a servire al centro, aveva tagliato bene Manganaro. Vediamo una nuova proposizione da parte di Mercurio, la palla direttamente sul fondo, buona iniziativa da parte di Postorino che comincia a pungere sulla destra. Parliamo adesso dei giovani. Nel Bocale mister Laface ha promosso sin dall'anno scorso, ma anche quest'anno, delle Spitfire o Mosquitos. Sì, basti vedere in campo che sono quest'oggi titolari Mercurio e Vojcic, che sono stati grandi protagonisti della cavalcata dello scorso anno. Mercurio si sta confermando anche in eccellenza un giocatore di grande qualità. Vojcic, spesso utilizzato da terzino, si è ritagliato invece un posto al centro della difesa, giocando diverse partite con estrema personalità e confidenza col pallone. Parliamo di un ragazzo del 2000, fisico statuario, alto oltre 1,90 m, che ha sicuramente il potenziale per poter fare molto bene. 8 minuti e 50 nel primo tempo, sempre 0-0. Finta e doppia finta, entra in area, palla sul sinistro, tiro in coccia, le spalle involontariamente. Sì, ci ha provato Postorino con la sua classica giocata a rientrare sul sinistro, con il doppio passo è riuscito a eludere due avversari, alla fine la sua conclusione però ha centrato in pieno la schiena dell'avversario, poteva essere un'occasione importante per il Bocale per poter sbloccare il risultato. 9-25, sempre 0-0 al Saverio Spinella di merito Porto Salvo, in possesso di palla il capitano della formazione ospite, il gioco è fermo, l'arbitro assegna un calcio piazzato a favore della Ionica di Siderno. Sulla linea di battuta c'è Capitan Fuda, ancora lui, ancora Fuda, tutto di prima, tutto bello. Il laterale a sostegno Panetta con un retropassaggio che chiama in causa Samuele Futia. La palla staziona sempre nei pressi del centrocampo. La Ionica di Siderno è alla ricerca del bandolo della matassa per fare breccia dalle parti di Marco Martino in possesso di palla. La scambia con Moci, osserva il piazzamento dei compagni, quindi serve il compagno di linea, palla in avanti, viene anticipato Zagari, un colpo di testa, attenzione, attenzione, pericolo, tiro. Riesce il portiere a salvare, e questa forse è la prima vera grossa occasione capitata sui piedi degli avanti locali, si fa per dire. Il campo del Bocale è quello di Campoli, agro del comune di Reggio Calabria, eccezionalmente oggi per l'indisponibilità della struttura gioca qui al Maro Simone, come viene chiamato il Saverio Spinella di merito Porto Salvo. 11 minuti e 30, non è successo niente, sempre 0-0, ma qualche brivido, qualche emozione c'è pur stata sia da una parte che dall'altra, anche se il Bocale a nostro avviso
abbia avuto la palla più chiara, più nitida, netta, per andare in gol. C'è ora una rimessa laterale a favore della formazione ospite, si sposta il baricentro dalla parte opposta, sono 21 giocatori nella metà campo avversaria. Parte il lancio, una bella grossa occasione capitata sui piedi degli avanti del Siderno, palla colpita dal basso verso l'alto e finita nel cosiddetto campo delle fave, dove si ricordi che tra qualche anno fa proprio dietro la porta insisteva un campo ben irrigato di fave, appunto. Da quel momento in poi ha preso questa denominazione e anche noi ne approfittiamo ogni tanto per fare qualche riferimento. Bocale in avanti, Fuda, l'intervento di Cannizzaro e la palla ancora per Fuda, una sciabolata in diagonale, l'intervento falloso da parte di un giocatore locale. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato e già battuto dal signor Marco Di Loreto della sezione di Terni. Intanto l'arbitro va a catechizzare il laterale a sostegno Guerrisi, autore di un intervento falloso che induce il direttore di gara a decretare un calcio piazzato già battuto con questo cross verso la tre quarti. Si danno ancora in avanti, si aiuta come può, cioè con l'aiuto delle mani, anzi di una mano, sotto il naso del signor Marco Di Loreto, che vede tutto e decreta un calcio piazzato sulla linea battuta, il solito Foti, finta e doppia finta, e un altro ex di turno, Peppe Foti, ha giocato nel Siderno qualche stagione fa, quindi ecco un altro ex, diciamo, di peso e di statura, Peppe Foti, un centrocampista che tutti i mister, che tutte le squadre vorrebbero avere. Sì, uno come Peppe Foti è uno di quei centrocampisti che sa dare qualità e sostanza alle giocate, è un ex di turno, tra l'altro l'ultimo precedente giocato in casa del Bocale vide la vittoria del Siderno per 2-0, sulla panchina del Siderno sedeva la Face, il gol del vantaggio del Siderno fu proprio di Peppe Foti. Iniziativa adesso del Siderno con Moci che riesce a spazzare e a pulire la propria metà campo. Rimane in zona d'attacco ora il Siderno, scambiano sulla corsia mancina, pallone filtrante in area di rigore, Moci difende il pallone, scarica all'indietro, Guerri si intercetta, partito Zagari prova a fare tutto da solo, resiste al e non subisce fallo, detta dell'arbitro. Il Siderno recupera palla. Si era liberato con una serpentina ubriacante di 2, 3, 4 avversari, ma poi ha perso l'attimo fatale. Sì, probabilmente avrebbe fatto bene a servire un compagno in quel momento, ha forse aspettato poi il contatto col difensore avversario. L'arbitro ha ritenuto regolare il controllo. Intanto giocata di Postorino che lancia Mercurio, che si è ben sovrapposto. Avanza Mercurio sulla destra, uno contro uno. Viene fermato. C'è poi il fallo di Mercurio che rimedia il cartellino giallo. Primo ammonito del match, una partita assolutamente corretta fino a questo momento, abbiamo superato il quarto d'ora nella prima frazione di gioco, il bon ton, il fair play, comunque il galateo anche a termine di statuto e di regolamento della FIGC fino a questo momento sembra che possa regnare tranquillo.
Sì, una partita fino al momento senza eccessivo nervosismo, agonismo, siamo ancora sullo 0-0, probabilmente con l'andare del tempo potrebbe accentuarsi un po', speriamo si mantenga comunque sempre sul binario della correttezza e che questo episodio che ha portato all'ammonizione di Mercurio possa essere un qualcosa di sporadico. Intanto recupera il pallone, se no commette fallo Guerrisi. Dunque calcio di punizione dal cerchio di centrocampo in favore degli ospiti. Si è arrabbiato di brutto Peppe Poti, che oggi non ha la fascia di capitano come in altre circostanze, che comunque esercita un carisma all'interno del team Dream della Pace. Sì, è uno degli elementi più carismatici e importanti all'interno della squadra biancorossa. Non a caso appunto lui è il vice capitano, la fascia è sul braccio di Leo Secondi alla sua settima stagione con la maglia del Bocale. Oltre ad essere vicino ad aver superato i 50 gol lo scorso anno con questa maglia, è abbondantemente anche i 60. A livello nazionale, a livello italiano, è vicino a quota 100. Lui che è arrivato dall'Argentina tanti anni fa. Gente che va, gente che viene, Rocazze, Urquiza. Sì, anche loro da poco stanno giocando, il loro transfer è arrivato a metà ottobre. Rucazze è un attaccante georgiano di grande prospettiva, anche se non è giovanissimo, è classe 93, però ha potenza muscolare, ha progressione, un sinistro micidiale. Finora un gol in campionato 2 settimane fa contro il Cutro e 3 gol segnati contro il Soriano nel ritorno delle quarti finali di Coppa. Partita di Coppa tra l'altro che si disputerà la gara d'andata delle semifinali mercoledì al Campoli, si giocherà Bocale contro San Luca. Per la prima volta il Bocale è riuscito a raggiungere questo traguardo delle semifinali di Coppa, vedremo se riuscirà a proseguire a raggiungere l'atto finale. Grande traguardo per mister La Pace, che con il suo Bacalati però aveva addirittura vinto la Coppa Italia. Eh sì, per La Pace potrebbe essere un bis, anche se arrivando in finale l'avversario sarà comunque di alto livello, perché o il Coriano, che sappiamo tutti la qualità di questa squadra, o in alternativa la Paolana, che proprio ieri ha bloccato sul pareggio il Coriano nell'anticipo. Attenzione adesso, che opportunità, clamoroso palo colpito vicinissimo al vantaggio, il nuova opportunità e ancora Martino smanaccia oltre la traversa. Quindi al 20° minuto di fatto la doppia opportunità per il Siderno, vicinissimo al gol. Prima il palo si è opposto a Sor Giovanni, se non vado errato. Marco Sorgiovanni, uno dei due, l'altro è Matteo, con un doppio intervento miracoloso da parte di Perry Mason. Sì, prima appunto il palo ha salvato Martino, poi sul tiro di controbalzo davvero diabolico Martino ha dimostrato di non essere arrugginito e allontanando il pallone con un colpo di reni oltre la traversa, concedendo il primo calcio d'angolo della partita al Siderno. Un Tarzan che sulle liane vola meglio di Johnny Weissmuller. Eh sì, è un portiere che ha lasciato il segno nella storia del Bocale, si era ritirato diversi anni fa, poi lo scorso anno era tornato in sella per 3 partite, quest'anno si è di nuovo rimesso in gioco sempre per il suo Bocale. Dopo 2 ritiri annunciati vedremo se annuncerà un terzo ritiro quest'anno, se lascerà la porta aperta per eventuali necessità future. Non è solo questione di simpatia personale, probabilmente è soprattutto di qualità. Sì, è un portiere esperto che
ha dimostrato in passato di essere un top per la categoria, ovviamente l'età passa per tutti, aveva deciso di ritirarsi, però ancora una volta sta dimostrando di poter dire la sua e di poter essere ancora un calciatore adatto a questa categoria. Intanto iniziativa di Rugazze, prova a fare tutto da solo, entra in area Rugazze, arriva sul fondo, prova a calciare direttamente in porta, addosso a Cannizzaro. C'era Postorino solo a centro area, forse avrebbe fatto meglio a servirlo. Un po' egoista Rugazze in questa circostanza. Fioccano le occasioni da gol sugli opposti fronti come la neve a Courmayeur e Madonna di Campiglio. Sì, e adesso la partita si è accesa con questa opportunità di seguito. Ora il calcio d'angolo di Peppe Foti, colpo di testa tentato da Moci sul fondo, nulla di fatto, quindi perché non ho nuova impresa del genere. Eh sì, un difensore dal grande stacco aereo, si è preso la maglia titolare, arrivato alla vigilia del campionato per sopperire agli infortuni di Calarco e Nucera. Di fatto il Bocale era rimasto senza centrali difensivi ad eccezione di Brancati e del giovane Vojcic. È arrivato dall'eccellenza piemontese questo argentino e si sta dimostrando davvero un acquisto azzeccatissimo. 23 minuti e 31 secondi nella prima frazione di gioco a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0, ma al tirar delle somme le emozioni e i brividi non sono mancati, anzi. Sì, dopo un inizio un po' a rallentatore con tanto studio, adesso le occasioni stanno arrivando da una parte e dall'altra, si sta dimostrando un certo equilibrio in campo. Vedremo se proseguirà, vedremo quale delle due squadre riuscirà a sbloccare il risultato per prima. Sono due squadre che hanno fatto qualche 0-0 in questo inizio di campionato, non subiscono molto, non a caso Caputo da una parte che oggi è assente e Cannizzaro dall'altro sono tra i migliori portieri della categoria. Ma anche il livello difensivo delle due squadre è davvero elevato, lo hanno dimostrato. ...23-30 sempre 0-0, si affaccia ora il Siderno dalle parti di Marco Martino, protegge Vojcic. Può raccattare il pallone oltre la linea di fondo il portiere locale Marco Martino, lo sistema sul vertice sinistro dell'area piccola, lo calcia oltre la linea centrale del campo dove c'è un colpo di testa da parte di Secondi che non raggiunge però Rucazze. La palla è arrivata addirittura dalle parti di Cannizzaro con questo lancio in avanti. Preda però dei difensori locali, manovra Peppe Foti, finta e doppia finta, poi deve completare in tackle scivolato, un colpo di testa da parte di Postorino, finisce gamba all'aria un giocatore locale, si tratta del centroattacco Rucazze. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Marco Di Loreto della sezione di Terni, a favore della formazione locale. Il solito Peppe Foti scodella in avanti verso Postorino, finta e doppia finta, al momento di entrare in area viene però fermato elegantemente, di giustezza e anche di precisione, palla che viene manovrata da Peppe Foti. Un lancio in avanti, palla in zona morta, dialogo tra sordi, non si intendono i due, non si chiude il triangolo, palla in fallo laterale all'altezza della tre quarti a favore della formazione ospite, palla in zona morta anche da questa parte, è evidentemente una partita dove le emozioni giocano un ruolo determinante. Sì, le emozioni possono portare a commettere degli errori. Intanto c'è un bel pallone servito in mezzo per Secondi, allontanato. Le emozioni contano molto, possono portare ad errori anche banali e chi sbaglierà di meno potrà fare davvero ottenere bottino pieno.
Vediamo infatti una serie di passaggi imprecisi ed errori, forse dettati appunto dalla tensione della partita. Una bella incursione da parte di Mercurio, che ha licenza di sganciamento sulla fascia, ha trovato una prateria, però poi ha sciupato tutto. Sì, non ha dosato bene il passaggio, è stato troppo corto e la difesa del Siderno ha potuto allontanare. Mercurio, come dicevo in precedenza, è uno dei giovani più importanti che ha il Bocale in organico, classe 2000 anche lui. Lo scorso anno è stato anche nella rappresentativa juniores che ha disputato il torneo delle regioni. Tra i grandi protagonisti del girone di ritorno del Bocale dello scorso anno. Una bella cornice di spettatori, una folla così non si vedeva dai tempi della Valle Grecanica nel campionato di Serie D, nata dalla fusione tra la Melitese e la Vallata Bacalati. Eh sì, vedere tanta gente seguire queste partite è importante, perché comunque anche per le squadre in campo sentire l'affetto del pubblico può essere determinante nel poter dare quel qualcosa in più in campo. A Bocale spesso si gioca quasi nel deserto, mentre quest'oggi per fortuna c'è davvero una gran cornice pubblico. Attenzione Postorino, doppio passo, 2-3 volte Postorino, a tu per tu con il portiere, segna Postorino, il vantaggio di Postorino al 28esimo minuto. Azione ubriacante di Postorino, che ha seminato come birilli 3-4 avversari, è giunto a tu per tu con Cannizzaro, lo ha beffato con una volée nell'angolo alla destra del portiere. 28 minuti nel primo tempo, Bocale in vantaggio, autore del gol Postorino nell'azione che vi abbiamo descritto, e va a raccogliere anche l'applauso dei ultras, contras, aficionados assiepati sulla tribuna. Ammutolisce invece la gradinata dove sono assiepati i tifosi della Ionica di Siderno, Ionica che comunque si è resa pericolosa in diverse circostanze, ha colpito addirittura un palo sullo 0-0. Ventinove minuti nel primo tempo, il risultato si è sbloccato un minuto fa per merito di Postorino, il mezzo sinistro locale, ricevuto palla, ha fatto fuori un paio di avversari e poi con una serie ubriacante di finte e controfinte è riuscito a beffare l'incolpevole Cannizzaro, che nulla ha potuto per evitare il tracollo. Ora siamo quasi alla mezz'ora nella prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Il risultato è cambiato, come abbiamo detto nel corso del precedente flash. Bocale in vantaggio, le emozioni si stanno moltiplicando. Si scatafascia in orizzontale, direbbe Nicolò Caroccio, Cannizzaro, e di collo piede mette in movimento Marco Sorgiovanni, uno dei due, l'altro è Matteo. Attacca la Ionica, ottiene un calcio piazzato dal limite. Santa Guida. A calciare però sarà Colace,
accanto a sé il compagno di squadra albanese. È difficile distinguere i numeri, potrebbe trattarsi di Cavallaro. Parte il tiro, si infrange sulla barriera corallina, può partire il contropiede. Secondi, viene scaraventato per le terre, l'arbitro è lì a due passi e sventola il cartellino giallo sotto il naso del capitano Fuda. Seconda ammonizione del match, Mercurio e Fuda finiscono sulla blacklist. 32esimo del primo tempo, a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, sempre 1-0, si sposta il baricentro dalle parti di Cannizzaro. 21 giocatori nella metà campo avversaria, intanto accenna a rialzarsi il giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione, dopo essere stato soccorso dal massaggiatore con la sua magica bomboletta spray in grado di compiere miracoli. È tutto ok, si può riprendere. Peppe Foti, occhio d'aquila, sta studiando. E c'è un altro fallo, questa volta a favore del Siderno, anzi della Ionica Siderno. 33esimo, sempre 1-0, gol di Postorino al 28esimo minuto. Ionica che cerca di impostare la replica per venire al pareggio. C'è ora un'incursione sul settore di destra, si porta il pallone oltre la linea e quindi sarà la formazione locale a rimettere lateralmente. 33esimo, sempre 1-0, non c'è stato bisogno di sfogliare la margherita o di tirare fuori talismani, amuleti, pendagli o sicini e nemmeno di ricorrere alla macumba o al voodoo per vedere il gol. Invocava la concessione di un calcio di rigore la Ionica di Siderno, non è dello stesso avviso l'arbitro, si può proseguire. Domenico Geria. Sì, è stato un contatto in aria, non saprei sinceramente giudicare in maniera precisa, però sembra di accentuare un po' il calciatore del Siderno l'intervento, dunque probabilmente la scelta è stata giusta da parte dell'arbitro. ...34 e 37, c'è qualche discussione di troppo e l'arbitro va a redarguire gli occupanti della panchina locale, dove siede mister Laface e il presidente Filippo Cogliandro. Fuda, il cross di Marco Sorgiovanni e il calcio d'angolo, un altro corner a favore della Ionica di Siderno, che ha avuto almeno due palle gol per sbloccare il risultato sullo 0-0, una delle quali ha scheggiato il montante alla sinistra del portiere con Martino praticamente battuto. Lo stesso Martino poi si è reso protagonista di altri 2-3 interventi da campione che hanno strozzato rullo in gola agli attaccanti sidernesi. Insiste la Ionica
cross e contro cross, un tacco di secondi, elegante, preciso, superiorità numerica 3 contro 2. Ha perso l'attimo fuggente anche in questa circostanza per mettere il risultato in cassaforte. Era una buona opportunità per poter raddoppiare. Rugazze però ha perso l'attimo ben servito da Manganaro, si è allungato il pallone, ha perso un'opportunità importante, portarsi sul 2-0 quest'oggi in una partita così equilibrata, aperta ad ogni possibile risultato, sarebbe stato importantissimo per la squadra della Face. Manganaro che dopo aver raggiunto il massimo possibile la Serie C, il mondo professionistico nel Vittoria, comunque ha giocato anche tanti campionati in Serie D e in C2 e oggi è approdato al Bocale. Sì, tra l'altro il Siderno è stata la sua prima squadra da calciatore di eccellenza dopo una carriera tra C e D. Negli ultimi anni si è un po' rimasto dalle parti di casa, anche se lo scorso anno ricordiamo la parentesi con lo Scalea, non proprio dietro l'angolo. Ha vestito anche la maglia della Regione Teramo, quest'anno ha sposato la causa del Bocale, dove conosceva bene il suo concittadino La Face, e vediamo quest'oggi che è tra i protagonisti in campo. Manganaro che ha giocato qui proprio nella Valle Grecani. Sì, è appunto un calciatore di casa, gioca a casa lui, come anche Peppe Foti, lo stesso mister La Face. Per loro una partita sia in casa ma anche da ex, quindi doppiamente sentita. È di scena oggi al Saverio Spinella di Melito Portosalvo un pezzo di storia del calcio dilettantistico calabrese, il Siderno, che si è chiamato variamente in questi anni Ionica, Juventus, Juve Siderno, Campagna e via discorrendo, militando dalla Serie C, Serie D, Eccellenza, Promozione e anche Prima Categoria. Sì, ha iniziato qualche anno fa una risalita che l'ha portato appunto al suo terzo anno in Eccellenza, dopo alcune stagioni con la denominazione di Città di Siderno ha cambiato denominazione quest'estate passando a Ionica Siderno. Resta il fatto che è pur sempre una squadra storica del calcio calabrese e ovviamente l'Eccellenza per una piazza simile è giusta fino a un certo punto, meriterebbe probabilmente ben altri palcoscenici, serve però tanta organizzazione, tanto denaro anche per poter raggiungere altre categorie. Per vedere il golletto piccolo così non c'è stato bisogno della profezia di Nostradamus, anzi potevano essere anche 3 o 4 i gol fino a questo momento. Domenico Geria. Sì, a livello di emozioni e di occasioni da rete ce ne sono state diverse da una parte e dall'altra, quindi non ci stiamo annoiando, questo è sicuro. Speriamo solo che non arrivi la pioggia, anche se qualche gocciolina comincia già ad arrivare qui sulle tribune del Saverio Spinella. Vediamo la progressione intanto di Guerrisi, che ha vinto un rimpallo, prova ad andare via. Guerrisi, serve Rugazze al limite dell'area. Rugazze aspetta il compagno, arriva Zagari, la botta sul primo palo. Para Cavallaro, altra opportunità non sfruttata dal Bocale. Intanto si accascia solo in piena area di rigore un giocatore del Bocale, probabilmente afflitto da crampi. Eh sì, probabilmente nel contrasto, nello scatto di prima, Guerrisi deve aver accusato un piccolo fastidio muscolare. Il pallone viene adesso messo fuori dalla formazione avversaria. Probabilmente avrà accusato qualche problemino in quella fase, fino all'ultimo è riuscito a correre, a puntare la porta fino a servire il compagno, poi l'occasione come detto è sfumata. 40° del primo tempo, 1-0, gol di Postorino, è quasi l'ora o il momento di tirare le somme. Domenico Geria. Un buon primo tempo che a livello di occasioni da rete probabilmente si assesterebbe sul pari, però si sa in questi casi basta un episodio per cambiare l'intera partita. In questo caso il Bocale è riuscito a sfruttare l'occasione avuta, una delle occasioni avute. Il Siderno invece si è fermato contro il palo e dunque per il momento la fortuna, la precisione premia la formazione di La Face. Anche giustamente
abbiamo sottolineato come la Ionica di Siderno abbia avuto l'occasione di passare in vantaggio e poi addirittura almeno di pareggiare. Eh sì, appunto, le opportunità ci sono state, come detto non ci siamo per niente annoiati, anche se dopo il gol subito il Bocale sta controllando con maggiore attenzione nelle retrovie e non sta rischiando quasi nulla. Ovviamente sbilanciarsi adesso sarebbe un suicidio, il Siderno potrebbe colpire in qualunque momento. Conosciamo quali siano le caratteristiche dei grandi allenatori, uno di questi Girolamo, inteso Mommo Mesiti, che inculca nei suoi ragazzi sempre quel carattere e quella personalità necessari per poter disputare grossi match in trasferta. Eh sì, mister Mesiti, come anche lo stesso Laface, sono due istituzioni del calcio nostrano. Intanto una nuova iniziativa del Bocale con Postorino, prova la conclusione, è centrale, si alza le braccia Cannizzaro e fa su il pallone. Diciamo, mister Mesiti, un allenatore di grande esperienza, chiamato quest'anno ad allenare una piazza importante come quella di Siderno, e per il momento comunque i risultati stanno dando ragione al tecnico. Un tiro nello specchio della porta che poteva essere insidioso. Sì, l'opportunità di Postorino è stata chiara, non è riuscito ad angolare la conclusione, sempre la sua classica giocata a rientrare sul sinistro e a calciare dal limite. A Bocale ricordano bene un gol così lo scorso anno contro il Gioiosa, che fu il gol della promozione in eccellenza. 43esimo del primo tempo, 1-0 a favore del Bocale, gol di Postorino al 28esimo ovviamente del primo tempo. Attacca ora la formazione ospite, 21 giocatori nella metà campo avversaria, si sposta il baricentro dalle parti di Marco Martino, spiove un cross, ha già liberato la difesa locale. Ingrana il turbo, ma non riesce a raggiungere la palla, anzi c'è un contropiede, ritorna sui suoi passi la formazione della Ionica. Santa Guida cerca di mettere in movimento, attenzione Sor Giovanni. Brivido lungo la schiena dei tifosi locali ma anche della tribuna. Sì, Mercurio ha lasciato troppo spazio a Sor Giovanni, che si è involato e ha calciato sull'esterno della rete. Martino aveva coperto bene il palo, però poteva essere un'occasione molto importante e molto insidiosa per il Bocale, e dunque vicino al pareggio il Siderno. Attenzione, finisce gamba all'aria e invoca la concessione del calcio di rigore, così come avevano fatto quelli del Siderno. L'arbitro non è dello stesso avviso e quindi si sarà semplicemente un calcio d'angolo. Hanno invocato il rigore e l'arbitro naturalmente, tra virgolette, non ha inteso concedere alcunché. Sì, probabilmente ha visto giusto l'arbitro, il contatto c'è stato, però il difensore ha intercettato il pallone, lo ha prima del contatto con l'attaccante avversario, dunque sicuramente intanto c'è una mezza rissa sfiorata a centrocampo sul fallo di Zagari, che riceve l'ammonizione. Ha rischiato in questo caso Mercurio, che si è innervosito, ha rischiato il secondo giallo. ...45-12... 1-0 sempre a favore della formazione locale. Autore del gol è Postorino al 28esimo. Intanto sono arrivati dalle nostre parti due fratelli famosi, diciamo così, perché hanno giocato e hanno allenato anche da questa parte a Merito Portosalvo, Saro e Pino Bellè. Buongiorno. Ciao Domenico, grazie per l'accoglienza, sempre affettuoso. Siamo qui a vedere questa partita. Per la verità, eravamo andati a Bocale, non avevamo letto bene che si giocava a Melito. Vedo che il Bocale sta vincendo per 1-0,
sono qui da due minuti, perché lasciamo il tempo di vedere questa partita dove giocano contro il Siderno e vedremo un po' come andrà a finire. Spero di vedere qualche minuto per esprimere un giudizio. Ieri abbiamo sentito a Universo Dilettante la voce di Pino Bellè, che ci deliziava con la sua radiocronaca da Villa San Giovanni. Sì, come diceva mio fratello, siamo arrivati in questo istante, quindi al momento non possiamo esprimere nessun giudizio, anche perché insomma le squadre stanno anche per finire il primo tempo, quindi nel secondo tempo casomai possiamo dire qualcosa. Quindi al momento stiamo osservando il termine di questo primo tempo, dove il Bocale mi si dice che sta vincendo per 1-0. Grazie. Siamo ormai in conclusione dei primi 45 minuti di gioco e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-0, gol di Postorino al 28esimo. Ha arbitrato il signor Marco Di Loredi della sezione di Terni. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo. Stavamo tornando a casa, poi chiamiamo il 15 secondo. Ci auguro una bella.